Bentornati sullo Zombie Vlog. Questa volta vi voglio parlare di una cosa un po' particolare, ovvero dell'ottava arte. Molti di voi conoscono quella che è la settima arte, ovvero il cinema, un media, un mezzo di comunicazione che comprende tante altre arti. Però c'è un'arte ancora più completa, ancora più vasta, ancora più inesplorata, che però in realtà è molto sottovalutata da tutti. Quest'arte qui comprende tutto, comprende anche il cinema, comprende anche la letteratura, che a volte il cinema lascia molto da parte, comprende ovviamente l'arte pittorica o comunque visiva, comprende la musica, la scrittura, quindi la letteratura, la recitazione, e comprende anche altro, comprende anche l'interazione, la componente ludica. Avrete già capito che sto parlando dei videogiochi. I videogiochi, sì, secondo me sono l'ottava arte, perché si tratta del media più completo e più complesso che sia mai stato creato, che sia mai esistito. Ancora oggi, però, purtroppo, nonostante i videogiochi siano stati creati effettivamente negli anni 60, molta gente sottovaluta i videogiochi, li considera molto male, dicendo sì, sono giochini, tipo negli anni 80 e 90 si pensava che erano molto infantili, che erano fatti per un pubblico molto molto giovane, e successivamente invece si è pensato che erano magari a fine anni 90, 2000, così si pensava che erano un po' il fratello scemo del cinema, perché diciamo con l'avvento dei CD-ROM i videogiochi tentavano un po' di scimmiottare quello che era il cinema, no? Con full motion video, quindi con giochi che incorporavano filmati con attori veri oppure filmati in computer grafica. Ma in realtà il videogioco ha non solo un potenziale ancora non del tutto espresso, ma molti dei videogiochi pionieristici e quelli più semplici, quelli magari degli anni 80 o di fine anni 70, visti oggi ad un occhio superficiale possono sembrare molto infantili, molto primitivi, ma in realtà già lì c'è un'arte, perché spesso l'arte non è tanto il mettere, aggiungere musica, aggiungere suoni, aggiungere attori, aggiungere filmati, ma spesso l'arte è anche togliere, lasciare l'essenziale, ciò che è più fondamentale per la narrazione e per l'espressione. E questo i videogiochi, quelli molto, molto vecchi, pionieristici, lo fanno egregiamente. Io, come sapete, spesso porto retro games, porto giochi vecchi, però io gioco anche roba nuova, quindi ho, diciamo, un panorama molto esteso e molto variegato e molto completo anche su quello che è il mondo, questo media. E devo dire che in realtà io penso che i videogiochi siano sottovalutati, perché vengono spesso visti appunto come giocattoli o prodotti, cosa che però secondo me è sbagliata, perché spesso i videogiochi sono meno prodotti rispetto ad altre arti. Faccio un esempio: il cinema. Nel cinema, diciamo, la stragrande maggioranza dei film prodotti sono fatti a puro scopo commerciale, col puro scopo di rientrare dei costi. Diciamo che coloro che fanno il cinema per pura passione, per pura amore dell'arte, in realtà sono pochi, sono i cosiddetti autori, quelli che hanno una loro visione. Diciamo che grosso modo tutti i registi e tutti gli sceneggiatori hanno questo idealismo, questa voglia di creare, si sentono artisti, ma poi alla prova dei fatti la maggior parte dei film sono in realtà molto derivativi e molto commerciali. La maggior parte dei film che escono, magari un regista esce fuori che è un regista che ha velleità di artista, di innovatore, tutto quanto, ma poi quando vai a vedere il prodotto finale è molto commerciale. È anche vero che ci ho imbastardito da tutta la catena di produzione, perché ci sono centinaia di persone che lavorano e ci sono soprattutto i produttori cinematografici che spingono per rendere i film il più commerciabili possibile, ok? Però è anche vero che il risultato finale parla da sé. Nei videogiochi è vero che c'è un trend simile, ovvero si seguono molto i trend, le mode, ci sono molti cloni, però è anche vero che se noi andiamo a vedere non il videogioco di oggi, degli ultimi tempi, magari anche sì, diciamo se andiamo a vedere non il videogioco
degli anni, diciamo, fra i 90 e i 2000, ma vediamo il videogioco pionieristico e anche il videogioco di oggi, ma quello indie, il videogioco indipendente di oggi, troviamo tutta un esercito, non un pugno come nel cinema, ma proprio un esercito di autori che creano videogiochi solo per una questione di espressione artistica e ludica, per potersi esprimere e per poter dare sfogo alla propria creatività, alle proprie idee, alla propria visione. Ciò era vero agli albori del videogioco, quando non c'erano dei trope consolidati, non c'erano dei cliché consolidati nei videogiochi e si sperimentava molto. Infatti c'era di tutto, c'era dal simulatore di cuoco robot, ricordo, un gioco per Commodore 64, esiste davvero, si chiama The Big Deal, al simulatore di ladro, al gioco, cioè, c'erano le cose più disparate veramente. C'era addirittura un gioco in cui dovevamo comandare un robottino che doveva creare dei giocattoli. Su Commodore 64 si chiamava La Fabbrica, ma non so il titolo originale, tipo Toy Factory, una cosa del genere si chiamava in originale. Cioè c'erano dei giochi assolutamente fuori di testa, fuori dagli schemi, che non seguivano nessuno schema commerciale, nessun cliché e neanche gli schemi del game design, perché quelli erano i tempi in cui il game design veniva generato dal nulla, si sperimentava molto, si cercavano le strade e infatti spesso i giochi non erano rifiniti e giocabili e puliti come quelli di oggi. Era tutto molto più rotto, diciamo, una scena molto più punk, se vogliamo definirla in qualche modo, una scena molto più punk, dove gli autori un autore singolo creava il videogioco in tutti i suoi aspetti spesso, oppure erano due o tre persone, magari uno faceva la grafica, uno faceva il sonoro, però erano o una persona singola o dei team di massimo tre, ad allargarsi quattro persone, che creavano un videogioco. Quindi era una cosa molto molto pionieristica. Oggi la cosa si sta replicando con i videogiochi indie, però oggi c'è più consapevolezza, quindi il videogioco indie parte sempre da quella, spesso parte da quella voglia di esprimere la propria creatività, il proprio messaggio, la propria visione, ma lo fa seguendo non dico degli schemi di gioco, seguendo, diciamo, dei dettami che poi si sono consolidati negli anni e che rendono i giochi molto più godibili, molto più fruibili rispetto a quelli pionieristici. Quindi diciamo che in questi ultimi anni con i giochi indie si sta esplorando, si sta andando in un mondo che è forse quello ideale per l'espressione videoludica, perché si hanno dei giochi molto autoriali ma anche molto rifiniti spesso, e quindi secondo me quella è una dimensione ideale per il videogioco, anche se molti non sono d'accordo, perché ormai sono abituati alla super grafica, alle super storie, alle super cose, diciamo, le super cutscene, le super scene di intermezzo nei videogiochi che scimmiottano appunto il cinema. Ma il videogioco non è solo quello, il videogioco è anche altro, il videogioco è anche letteratura, ci sono molti videogiochi anche solo testuali o con una grossa parte testuale che è quasi alla stregua di leggersi un romanzo, giocare a quei videogiochi lì. Ci sono, ok, oggi le graphic novel, che però hanno spesso un'interazione molto limitata, all'epoca invece c'erano le interactive fiction, le avventure testuali, che invece erano molto più profonde e libere, quelle fatte bene, ovviamente, quelle tipo della Infocom, perché c'erano anche quelle fatte male, ne abbiamo viste alcune sul mio canale, che era semplicemente trovare la frase giusta per andare avanti, e quelle sono da evitare assolutamente, perché quelle sono pessime. Però diciamo che se andiamo a vedere quelle tipo della Melbourne House, come The Hobbit, Signore degli Anelli, che sì, che erano ispirati ai libri di Tolkien, oppure andiamo a vedere quelli della Infocom, di anche Douglas Adams addirittura ne ha scritta una, che era una trasposizione del suo romanzo Guida Galattica per autostoppisti, se non erro. E c'erano veramente tante di avventure grafiche notevoli, l'Arking Horror, c'era The Pawn dei Magnetic Scrolls, ovviamente Zork, che ve lo dico a fare, e insomma ce n'erano tantissime.
E lì, diciamo, si trovava un po' il punto di contatto che era fra la letteratura e l'interazione del videogioco. Quindi, secondo me, insomma, tirando le somme, dopo tutta questa lunga disamina che ho fatto, sì, c'è anche il videogioco commerciale, ovviamente, che ve lo dico a fare, però, diciamo, tirando le somme, dopo questa lunga disamina, diciamo che secondo me il videogioco, il media più completo e più complesso, che c'è un grandissimo potenziale, non sempre viene usato a pieno, perché ci sono anche dei giochi veramente scrausi, fatti, ma il gioco secondo me è scrauso non quando è fatto con pochi mezzi e fatto tra virgolette male, è scarso il videogioco quando cerca di seguire, di clonare altre cose ma senza aggiungerci niente di suo, quindi diventa un gioco inutile che non ha né scopo espressivo né scopo artistico né scopo ludico, c'ha solo lo scopo di cercare di alzare dei soldi, lo scopo solo commerciale. Per me quello è il peggior tipo di videogioco, il videogioco che c'ha esclusivamente lo scopo commerciale. Perché voi direte, sì, nessuno vuol fare un gioco senza vendere, però anche ai tempi, anche anticamente, quando uno faceva quando un artista faceva un affresco o faceva un dipinto, spesso gli artisti queste cose le facevano su commissione, le facevano secondo dei dettami di gente che li pagava e diceva fammi sto ritratto qua, e quello lo faceva, oppure alternativamente faceva dei ritratti per conto loro, come gli veniva, in maniera proprio di espressiva, però in quel caso là era più difficile venderli. Quindi anche l'arte, quella più alta, ci ha avuto una deriva economica inizialmente, ma anche la musica è stata così, anche la musica spesso veniva commissionata ai grandi musicisti. Quindi, diciamo, la parte commerciale c'è sempre stata nelle arti, però nei videogiochi, soprattutto nella parte pionieristica e nella parte finale adesso con gli indie, stiamo vedendo che sono più mossi da un desiderio espressivo e artistico piuttosto che da quello commerciale. Ed è lì il vero videogioco, secondo me, il videogioco che vuole esprimersi, il videogioco utilizzato come mezzo di espressione. Videogioco che, secondo me, è il mezzo più evoluto perché comprende ovviamente la scrittura, sì, perché c'è il testo ma c'è anche la scrittura del codice del videogioco, quindi la letteratura e scrittura, anche poi la parte artistica visiva, che può essere pixel art, può essere ci sono tanti tipi di arte visiva nei videogiochi, non c'è solo un tipo, può essere modellazione 3D, ci può essere anche fotografia o capacità, diciamo, di girare dei filmati, dei video, fare proprio del vero e proprio cinema, con tanto di illuminazione, correzione colore, montaggio, doppiaggio, anche non doppiaggio, poi recitazione, cose varie. Quasi sempre c'è una musica, che è una parte fondamentale dei videogiochi, che ovviamente non viene fatta dai computer come pensano magari i più vecchi. La musica viene fatta da dei musicisti che usano il computer come mezzo, esattamente come la grafica dei computer è fatta da degli artisti che la creano pixel per pixel o la modellano con dei programmi di modellazione 3D, ma sono sempre persone, sono sempre artisti che la creano. Non è che uno pensa, oddio, la Pixar ha fatto dei pupazzi fatti al computer. No, sono stati degli artisti a creare quei pupazzi della Pixar. Perché? Comunque, diciamo, quindi c'ha l'arte visiva, la letteratura, la musica, la scrittura, e c'ha anche e soprattutto l'interazione, che è tutta una nuova branca artistica, anche quella è un'arte, derivata in parte da, non lo so, da giochi da tavolo, ma anche da altre cose, perché il videogioco ha creato una sua grammatica nell'interazione del gioco, perché non è tutto come i giochi da tavolo. Spesso i videogiochi sono anche action, e quella è tutta una nuova branca che è stata proprio creata ex novo dal videogioco. Quindi il videogioco non ha solo preso da altre arti che sono arrivate prima, ma ha anche creato cose molto nuove, cose molto particolari, innovative, che prima non c'erano. Quindi secondo me, insomma, il videogioco ha tutto il diritto di essere chiamato l'ottava arte, e io penso che molta gente li sottovaluta il videogioco, ma anche io a volte li sottovaluto, perché non è né trattato, perché a volte non è trattato bene il videogioco neanche dagli stessi autori, capite? Che cercano solo di fare la copia del gioco prima che ha avuto successo, e questa cosa è terribile, secondo me. Tutti
tutti i vari giochi fatti dallo stampino, il sequel del sequel del sequel, il seguito del seguito, il gioco sportivo quasi uguale a quello dell'anno prima, oppure il gioco nuovo che però somiglia a quell'altro gioco lì ma è quasi uguale, cambiano due cose. Insomma, secondo me il videogioco ha una sua dignità e deve essere rispettata non solo da noi che ne usufruiamo, ma anche dagli autori del videogioco, che devono, secondo me, dare più rispetto a questo media. Anche se un programmatore non è bravo a programmare, fa schifo, però nel gioco ci può mettere qualcosa di suo, qualcosa di innovativo, qualcosa, un'idea bella, un qualcosa che vale la pena di essere visto, sperimentato, vissuto e giocato dagli altri. Vabbè ragazzi, per questa volta è tutto, scusate per la puntata lunghissima, ma c'era veramente molto da dire sull'ottava arte, secondo me. Noi ci vediamo al prossimo Zombie Vlog, ciao ragazzi, alla prossima!